in Alta Valsusa, come viene chiamata attualmente, ma diciamo preferiamo chiamarla Pescato Dulce o Valle Dulce. Diciamo, ho raccolto una serie di documenti di francese che partono dal 500 fino ad arrivare al periodo napoleonico, che parlano essi stessi, nel senso che sono essi stessi che ci spiegano, che ci fanno semplicemente vedere come il francese fosse la vera lingua dell'amministrazione, la vera lingua d'uso corrente, la lingua che si usava proprio tutti i giorni. Quindi è il modo più lampante, più evidente, attraverso dei documenti quotidiani, abbiamo sia dei resoconti ufficiali che anche documenti più informali, che ci fanno vedere appunto come nella Valle d'Ulce, che appunto da questa parte forse è poco considerata, però Ulce era diciamo la capitale orale religiosa di tutto il grande Scarton. Adesso appunto il pubblico è ristretto, per cui mi chiedo se la storia degli Escarton più o meno vi è nota, se la conoscete. Ecco, per cui appunto la capitale era Briançon, la capitale religiosa era Urs, lo stesso Escarton di Pragelato inizialmente non esisteva, nel senso che inizialmente gli Escarton erano solo quattro. L'Escarton d'Urs comprendeva anche tutta la Valle di Pragelato, poi nel corso del 500 questa valle si è separata ed è diventata un Escarton a sé, però appunto Urs ha sempre avuto questo ruolo baricentrico di capitale, e lo si vede ancora in tante testimonianze, in tante case, in tante abitazioni, in tanti documenti storici che ancora oggi ci sono. Bene, la cosa interessante dell'Escarton, velocemente, allora, era proprio questa, cioè vi farò vedere attraverso i documenti come i privilegi che erano la vera forza dell'Escarton, c'erano numerosi privilegi dal punto di vista fiscale, ma banalmente il diritto di non andare a fare servizio militare al di fuori dei confini dell'Escarton, e soprattutto il più grande privilegio che si riesce a strappare nel 1343 al Delfino è stato quello più rivoluzionario di tutti, e cioè il diritto che la comunità aveva di riacquistare presso il signore feudale i diritti feudali che questo aveva su quelle terre lì. Cioè esisteva, immaginiamo nel 1200, una situazione in queste zone come in tutta Europa fino alla Rivoluzione Francese, cioè ogni paese, ogni zona aveva un proprio signore feudale che riscuoteva le decime, amministrava la giustizia, si comportava proprio da signore, quindi esigeva dei tributi. La grande rivoluzione, la grande modernità appunto degli Escarton sta proprio essenzialmente in questo punto qua, cioè viene concesso questo diritto, la popolazione potevano raggrupparsi, diciamo, versare una volta per tutte, una volta per sempre al signore feudale, riscattarsi una certa somma, di modo che questo signore feudale manteneva il titolo, sì, ma di fatto non poteva più venire a esigere nulla dai cittadini. E questo cosa ha determinato? Ha determinato che nel 1300, in un periodo assolutamente che la storia classica ci classifica come buio, noi abbiamo in una serie di sperdute valli delle Alpi una vera democrazia, sono diciamo, i primissimi ritorni di democrazia in un'epoca pienamente medievale, per cui abbiamo persone che non sono più sudditi, sono cittadini, sono borghesi, ognuno possiede la terra che coltiva, non sono mezzadri, non la stanno coltivando in nome e per conto di qualcuno, non devono in autunno portargli una parte del raccolto, se la possono tenere tutta per sé, perché secoli prima i loro avi nel 1343, poi ogni comunità in anni diversi, quando sono riusciti a raggranellare i soldi necessari, hanno potuto riscattarsi e quindi diventare uomini liberi. E questo c'è anche scritto qui nella volta entrando, c'è scritto uomini liberi, che secondo me è il più bello slogan, diciamo, degli abitanti di queste zone. Ritorneremo appunto con i documenti su quello che ho detto all'inizio, quindi lo ripercorreremo. Banalmente iniziamo in ordine cronologico con un documento interessante che è custodito a Ulz, di cui nessuno sa l'esistenza, che è il diario di questo pellegrinaggio fatto da François de Ferru nel 1585 a Gerusalemme. Lui lo chiama, lo intitola Description du voyage du Seigneur François de Ferru en Jérusalem, non a Jérusalem, comunque l'ha scritto lui, l'anno 1585, il 26 di marzo. E il suo diario inizia così, molto semplicemente, c'ha questo titolo, è un manoscritto: Noi Francesco di Ferru, signore di Nevache, consigliere del re e primo uditore della Camera dei Conti, eccetera, siamo partiti da Briançon il 26 marzo 1585, accompagnati da questo e quest'altro, e c'è tutto in una serie di pagine che appunto ne ho scannerizzata una da farvi vedere, e sono scritta a mano, scritta così, si capisce anche, non c'è bisogno di essere, diciamo,
particolarmente dotati per capirla. Questa è l'ultima pagina di questo manoscritto. E che cosa racconta? Allora, François de Ferru è un personaggio particolarmente importante, lui vive a Briançon, morirà 3 anni dopo il suo ritorno, nel 1588, muore di contagion, il contagio, che non è la peste, di questo siamo sicuri, è una malattia infettiva che ha decimato almeno 1/3 della popolazione nel 1588 e lui appunto è vittima. Si colloca questo personaggio in un'epoca che qui conoscete bene, che è quella delle guerre di religione appunto tra cattolici e valdesi, e Ferru era diciamo il capofazione dei cattolici a Briançon, quindi nella grande capitale. Si concede questo pellegrinaggio ed è molto interessante, guardate per esempio il viaggio che compie, nel senso che abbiamo in rosso, cioè per farvi capire, a fine 500 comunque quanto i viaggi fossero complicati. Naturalmente lui in che lingua si esprime? Si esprime in francese. È un francese assolutamente comprensibilissimo anche oggi, cioè non è un francese arcaico. Questo probabilmente in rosso, probabilmente è il viaggio di andata. In blu è il viaggio di ritorno. Oddio che peripezie che ha fatto. In effetti è durato 6 mesi, lui è partito il 26 di marzo ed è tornato il 6 ottobre. E perché abbiamo questa ricostruzione così un po' particolare? Nel senso che lui era una persona di grande cultura, una persona comunque non era certo un bifolco, però diciamo è un po' vittima di quello che gli raccontavano durante il viaggio, nel senso che lo vedremo anche tutto nel suo resoconto, lui dà alcune riporta quello che gli è stato detto. La cosa interessante è che quando si tratta di qualcosa a cui lui non crede molto, qualche fandonio, qualche leggenda, lui esordisce sempre in francese dicendo mi hanno riferito che, e lo dice e poi non si esprime. Perché è così ipotetico il viaggio? Perché noi semplicemente da 2 righe nel diario dobbiamo riuscire a capire che cosa ha fatto, e quindi a un certo punto dice che ha visto le Egadi e Trapani, quindi non sappiamo se è passato da una parte o dall'altra, ma per quanto riguarda il viaggio d'andata tutto sommato è andata liscia. Il suo problema è stato il viaggio di ritorno, nel senso che vedete a un certo punto uno dice ma perché da qui non è andato direttamente qua? Perché lui ha la sfortuna di beccarsi delle tempeste micidiali, nel senso che ci mette 12 giorni da questo punto qua dell'isola di Creta ad arrivare a Malta, e semplicemente a un certo punto nel diario si è scritto, e poi a un certo punto, dopo 12 giorni di tempeste, di nave che sbanda da tutte le parti, a un certo punto avvistiamo la città di Ragusa. Quindi probabilmente sono stati sbattuti su nel mare Adriatico e poi dopo hanno dovuto riguadagnare. La stessa cosa gli capita, poveraccio lui, quando oramai vede Marsiglia, gli manca 40 miglia per arrivare al porto di Marsiglia, una tempesta nuovamente lo fa andare quasi a sbattere contro la Corsica, infatti lui dice che vede Calvi, vede la costa toscana, vede Genova e da Genova è costretto a ritornare indietro. Ha tutte queste peripezie durante il viaggio, appunto, a modo di conoscere quelli che lui chiama i turchi, che erano appunto le popolazioni, diciamo, non i turchi odierni, ma comunque popolazioni arabe che occupavano la Terra Santa, che veniva in Terra Santa. La cosa più interessante è proprio l'ultima pagina del diario, e cioè quella in cui lui, dopo aver raccontato tutte le sue peripezie, tutti i suoi rischi di naufragio, eccetera, rischia la pelle paradossalmente a pochi passi da casa, proprio a causa delle guerre di religione. Cioè, poco prima di arrivare a Briançon, qua c'è una trascrizione, lui dice che, qua in fondo, dopo ve lo faccio vedere, questo è come l'ho trascritto io, così come è scritto: da Marsiglia siamo stati obbligati a causa delle guerre, di prendere la strada di Digne, riposare, non so se vedete, riposare il giorno e camminare la notte. Ed è stato solamente per una mezz'oretta che non siamo caduti nell'imboscata che ci aveva teso il capitano La Breul nella montagna di Varès, il primo giorno del primo di ottobre, che era venuto con 200 archibugieri e 20 cavalli per una pratica, con la A, era scritto così, per una pratica. Ma Dio mi ha salvato. Il 6 del mese di ottobre, una domenica mattina, noi siamo arrivati a Briançon. Lui, suo Dio, Dio si è lodato. E questo spiega bene appunto come avvenivano i viaggi una volta, vedete? Lui, suo Dio. In che altra lingua poteva esprimersi? In italiano? No, perché lui non lo sapeva, banalmente. Lui riferisce come, a un certo punto nel suo diario dice, la lingua straniera che parlano i turchi è l'italico. Boh, io questo non sono stato in davvero, però la sua lingua è questa, c'è poco da discutere.
E questa è la parte più avventurosa del viaggio, appunto, e rischiano di fargli la pelle qua. Sempre François Féru, dopo, in mezzo al suo diario, questo è interessante, parla appunto dei costumi, diciamo, delle usanze e dei costumi dei turchi, quelli che lui chiama i turchi. E questo è interessante, nel senso che ci va giù abbastanza pesante. Dice, per esempio, i turchi non possiedono della terra, la terra non la coltivano, ma costituiscono la loro principale ricchezza immobili, cavalli, armi e schiavi. Poi spiega che c'è la preghiera del mattino e la dice, che cosa dice il Muezzin, e lo traduce addirittura. Bevono vino senza acqua e si ubriacano, sono poltroni, timidi, abbandonati a qualunque sorta di pelandroneria, virgola, gran sodomite, sono dei grandi sodomiti, cioè proprio io le scuro di tutto. E avanti così, adesso qua non riesco niente qui a leggere, però ce l'ho scritto qua, quindi ve lo posso tradurre direttamente. Sono poltroni timidi, hanno quattro donne sposate e possono averne fino a 50 concubine o schiave, e tutte quelle che possono mantenere, che possono nutrire. Non si recano quasi mai in città queste ragazze, queste donne, e quando ci vanno sono coperte dalla testa fino ai piedi da un lenzuolo bianco. Hanno delle chiavi e delle serrature che sono di legno, questo è molto strano. Non fanno nessun tipo di festa, non fanno nessun tipo di penitenza, nessun tipo di astinenza, e disprezzano le lettere e la cultura, appunto. Sono ignoranti, non hanno nessuna storia, vivono salmosso, in maniera sporca, male e brutalmente, e dormono vestiti così per terra. E ce n'è tutta una serie. L'unico momento in cui gli dato di qualcosa di positivo, e quando parla dei loro bagni, dice che i turchi hanno dei bagni pubblici molto belli, che sono fatti di mosaico, ricoperti di lastre di piombo, abbelliti in maniera magnifica con marmo, porfido e con delle grandi fontane. Spiega quando ci vanno le donne e quando ci vanno gli uomini, ma naturalmente sempre tutto in francese. È un racconto che fa un po' sorridere, un po' anche per come una persona, diciamo così, si è stata anche un po' credulona, nel senso che certe cose ha bevuto a quello che le guide del posto gli hanno voluto raccontare, nel senso che quando si reca proprio interessante gli fanno vedere alcune finte reliquie, alcuni finti luoghi che non sono mai esistiti, e tipo gli fanno vedere un tizio che, secondo la leggenda, glielo fanno conoscere, avrebbe parlato con Gesù Cristo, ma che è ancora vivo nel 1585, ma che per punizione non può più parlare, c'ha la lingua congelata, allora lo si può vedere ma non si può rivolgere la parola. E lui però appunto si tiene sul cauto e dice io ve lo racconto, questo è quello che ho visto, che mi hanno raccontato a me, ma non dà nessun giudizio. Quindi questo è il testo tra i più antichi che abbiamo. Rimanendo poi sempre nello stesso periodo, 1568, anzi qualche anno prima, che cosa è interessante? Ritorniamo sui privilegi che avevano gli abitanti degli Escartò. E in questo caso c'è il privilegio di non fare il servizio militare al di fuori del territorio degli Escartò. Che cosa succede? Solita guerra di religione. Viene richiesto per l'ennesima volta di mandare dei soldati a combattere al di fuori del territorio dell'Escartò. E la risposta dei consoli dell'Escartò è molto semplice, e cioè dice assolutamente no. Nel senso che, in maniera molto comunque elegante, dice, è scritto in un francese del 500, però che comunque ci sono tante doppie consonanti e alcune S che lo avvicinano un pochino all'italiano, però è pur sempre francese. E lui dice, tutti insieme e senza nessuno contrario, abbiamo capito comunque che dobbiamo cercare di impedire con tutti i mezzi possibili l'uscita dei fanti dal nostro paese di tutti coloro che non sono volontari. Cioè i volontari ben vengano, vadano a farsi massacrare dove vogliono, ma chi non è volontario deve restare qua dentro. Deve costituire una sorta di milizia volontaria che conosce molto bene il territorio, proprio perché non ne esce mai. E per quanto riguarda l'obbligo dell'uscita e di far marciare, appunto, di arruolare tutti i non volontari, i sopracitati consoli si oppongono all'intenzione di Sua Maestà e del Signore di Corda, che era quello che in quel momento stava arruolando al capo dei cattolici, di non voler vuotare così tutte le valli di uomini, e andando così anche contro a quelle che sono tutti costume e libertà di Brianzonois, tutte le usanze e le libertà tipiche del Brianzonese, di cui richiedo
chiedono umilmente a Ulamò l'osservazione, trattandosi inoltre queste valli qui di un luogo di frontiera, no? Infatti si trova vicino alla frontiera col Piemonte, con la Savoia, e vicini, attenzione, alle pericolosissime valli di Praielà, di Pragelato, dove ci sono i barchetti, Bourg-d'Huise, che è Bourg-d'Huez, l'Alpe d'Huez, quindi Bourg-d'Oisans, quello che oggi è Bourg-d'Oisans, e Freycinet, anche a Freycinet c'erano i valdesi, e con al suo interno i Chasteaux, i castelli, i châteaux, d'Exil, perché in patois è Issiglia, loro l'hanno scritto Exil, hanno fatto un mezzo, insomma, di mezzo tra patois del francese, e ho scritto Maneuve, Briançon, come partito le lettere. Di modo che se tu mi togli uomini da qua dall'escarton potrebbe persino essere peggio per te. Del sorti, questa uscita di uomini potrebbe essere addirittura pregiudizievole che avvantaggiosa a sua maestà per la perdita di queste valli e Valles, scusate, ho sbagliato io, e si occupa molto di giuria di edizione del Chateau, e quindi potreste anche perdere gravemente questi castelli che erano le uniche piazze forti dei cattolici. E quindi questo è, evidentemente si vede, questo l'hanno sempre fatto, si sono sempre battuti violentemente per non far uscire truppe al di fuori delle scartone. E questo era un grandissimo privilegio, perché se andava a spopolarsi, cioè chi usciva difficilmente tornava. E questo è un secondo documento, vedete, è scritto in francese, è un francese che a nostro avviso ci saltano agli occhi degli errori, ma non sono degli errori, era il modo di scrivere, c'era poche regole. Il francese di François de Ferru è un francese che ci sembra più francese di questo. Probabilmente lui sapeva usare meglio l'ortografia dei consoli di Ulz, che scrivevano magari un po' come lo pronunciavano, ecco, mi viene da dire, sono delle mie congetture, però, ecco, quindi niente di più. Passiamo sempre nello stesso secolo, rimaniamo sempre a Ulz, sempre nel 500, dove c'è questo francese che a me non so, piace tantissimo, è molto interessante, con tutte queste consonanti, molto diverso dal solito. Che cosa succede? Sempre questione di cattolici e valdesi. A Ulz, originario di Ulz, si chiama Varlaud, c'è il capitano Lacazette, che ha questa enorme casa bellissima che ancora oggi c'è, anche se suddivisa tra più proprietà, comunque esiste ancora. E la notte del 15 luglio 1590 un comando di valdesi particolarmente agguerriti e determinati decide di assassinarlo, nonostante il capitano avesse ormai almeno già 70 anni, quindi fosse già abbastanza in là con gli anni. Il fatto è che gliene avevano fatte talmente tante la casetta ai valdesi, chiamiamoli di Pragelato, anche se lui in realtà era un militare di professione, quindi aveva passato tutta la sua vita a combattere essenzialmente anche per il duca di Savoia, ma poi anche per il re di Francia. Comunque è la fine, la seconda metà della sua carriera è il capo delle truppe cattoliche nel Brianzonese. Ne ha fatte talmente tante, e comunque un personaggio ancora così influente, così importante, che tiene la testa delle truppe cattoliche, che decidono di farlo fuori. E qua c'è questo racconto molto divertente che è stato fatto dal notaio Galli subito dopo il suo assassinio, che spiega anche che cosa è successo. E dice: nell'anno 1590, la domenica 15 luglio, il signor della casetta era molto gioiosamente, molto allegramente, verso l'ora di sera, e stava facendo passare il tempo onestamente e gioiosamente con le ragazze e un'onesta compagnia, cantando delle canzoni oneste, chissà che canzoni potevano essere, e chissà che ragazze potevano essere, quanto oneste potevano essere, perché cioè, in due righe per tre volte onestement, des filles honest e des chansons honest, fino a ben oltre le 11 di sera. E a quel punto lì, appunto, dei soldati stranieri, scusa, meglio una cosa dei soldati stranieri, non servire, ecco, e aveva pure la sua scorta che viveva appunto nella casa di a fianco. È successo che quella sera lì, all'incirca verso mezzanotte, o all'incirca non si sa esattamente l'ora, sono avvenuti degli eretici, des hérétiques, le Pragellà, quello veniva scritto con la G, Pragellà, non Pragellà, come l'avevano scritto qualche anno prima i consoli, che, qui il corretto automatico, che attraverso la trahison, quindi con una, non traviso, trahison, quindi con un tradimento, quindi probabilmente è stato venduto,
sono entrati nel frutteto del signor Lacazette e poi con delle scale sono saliti nella galleria, quindi al primo piano, spaccato le porte mentre degli altri stavano sfasciando la sua porta dal lato della porta principale di casa, quindi lo prendono dai due fuochi. E hanno fatto tanto di quel casino che il sopracitato signor Lacazette è stato appunto risvegliato, è stato sorpreso, è stato martirizzato di 22 colpi di coltello sul suo corpo, e l'unica cosa che ha potuto fare è morire. E sono andato a sedere sotto, e nel frattempo appunto gli altri hanno messo un grande petardo alla porta, l'hanno fatto esplodere la porta, così che gli hanno potuto saccheggiare la casa, cioè tirargli fuori anche i cavalli, i muli, le vacche che aveva in casa. E fanno un grandioso saccheggio, nel senso sono entrati e hanno tutto saccheggiato tutto nella casa, oro, argento, mobili, cavalli, per un valore di più di 10.000 scudi, e hanno preso prigioniero il signor Laurent de Ferrieux, che era un parente di François de Ferrieux, sempre rigorosamente cattolico, che era suo nipotino, e l'hanno portato a Morogno, dove tra l'altro l'hanno tenuto prigioniero per 6 mesi, poi l'hanno rilasciato dietro pagamento di un riscatto, e non hanno neanche lasciato Mademoiselle, né ai suoi domestici, degli abiti per vestirsi. Qui il notaio è assolutamente scandalizzato, guardate che roba pazzesca. Inoltre hanno messo il petardo alla porta dove abitava Poncharrat, che era il suo luogotenente, e hanno saccheggiato pure la casa di dove stava Poncharrat, il quale però si è salvato in camicia da notte su un noce, insieme con il nobile Henri de Ferrieux, che era il fratello di questo Laurent, e con Gabriel, che è quest'altro nipotino di Lacazette. Quindi abbiamo questi qui che passano il resto della notte abbarbicati su un noce e si salvano, mentre tutto intorno capita di tutto. In questo resoconto non c'è scritto, però viene anche violentata la moglie di Lacazette, che credo fosse abbastanza anziana all'epoca, e la sua figlia Alionor si chiamava. E in questo resoconto non c'è, ma in tanti altri sì, quindi appunto dice che subiscono violenza anche le due signore. Questo, vedete, è un francese un po' a molte consonanti, un po' particolare, però come viene redatto quest'atto? È in francese. Come altro poteva redigerlo? In patois non esistono atti in patois scritti, Simone lo sa meglio di me, ma non si troverà mai, specialmente in quest'epoca, un atto scritto in patois. Fossimo stati prima, ecco, la cosa interessante è proprio questa, che la casa di Desambrois, questa grande casa, oggi è divisa in due e ci abitano due cugine, le quali si sono spartite l'eredità di Desambrois, il quale aveva a sua volta assorbito l'eredità di tantissime famiglie importanti dell'Alta Valsusa. E con sé hanno questi magnifici archivi. E allora hanno fatto così, come si sono divise le due cugine, hanno detto: vabbè, allora senti, i documenti in latino te li tieni tu, io tengo quelli in francese. Quindi abbiamo i documenti più vecchi fino alla fine del 400 che sono scritti in latino, che sono in una vetta di casa. Quelli in francese, che sono quelli, ahimè, più recenti, sono nell'altra parte di casa. Quindi le alternative erano due: o scriveva in latino, in questo caso il notaio, così come François de Ferrieux o i consoli di Ulster, o in francese. Ma il latino, obiettivamente, nel 590 nessuno, neanche il notaio, era in grado di scriverlo. Magari era in grado di tradurlo, di leggerlo, lo studiava, ma di mettersi così a scriverlo e di redigere un documento come si trovano i documenti più classicamente medievali del 2 del 300, non lo sapeva più fare nessuno. Quindi è una sorta di scelta obbligata. Cambiamo secolo, nel senso che ci spostiamo. Allora, abbiamo visto l'assassinio del capitano. È abbastanza interessante l'assassinio del capitano, nel senso che la storiografia su questa figura del capitano Lacazette danno tutti un giudizio, i valdesi ne danno un certo tipo di giudizio e i cattolici un altro. Per i valdesi lo chiamano appunto un macellaio, in effetti si è comportato da macellaio nel corso della sua vita, e per i cattolici dicono: ma tutto sommato però riconosciamo il fatto che Lacazette non è mai andato, e questo è vero, a far guerra tipo qui a Pragelato, cioè lui è sempre stato sulla difensiva, ha sempre fatto dei discreti massacri, ma si trattava sempre di razzie o invasioni o spedizioni punitive che i barbetti facevano nella zona dell'Alta Valsusa, che era metà e metà, c'era una forte componente valdese, una forte componente cattolica, circa 50%, 50-50. E lui però, è vero, questo è vero, effettivamente non ha mai preso truppe per venire ad aggredire la valle di Pragelato, è sempre stato il contrario, cioè da Pragelato hanno sempre cercato di aggredire le Scarpondulz, e lui ha sempre, diciamo, difeso gli interessi dei cattolici.
E poi a 70 anni sono nati, perché non sappiamo esattamente quando è nato, ma dovrebbe essere nato intorno al 1520, quindi qui 1590 se la spassava ancora gioiosamente con delle figlie, con delle ragazze, delle ragazzine in onesta compagnia. E questo è il capitano. Abbiamo un ritratto magnifico custodito a Ulss del capitano, che è l'unico suo ritratto, io sono in un'orrenda fotocopia, e abbiamo il classico condottiero medievale, una persona probabilmente non di grande cultura né di grandi modi molto fini, un omone grande e grosso, nelle mani enormi, che tiene appunto nel suo ritratto la lancia, la mano sulla spada, l'elmo, l'armatura. Questa armatura e quest'elmo sono ancora oggi conservati, tra l'altro a Ulss, sempre in quella casa che ho detto, sono esattamente i suoi. Era un militare di professione, ecco, lui sapeva solo menare le mani, ecco, questa tutta la sua vita è stata appunto campagne di guerra. Andiamo avanti. Cosa ci aspetta qua? Ah, questo è interessante. Allora, qui veniamo a quello che dicevo, cioè al vero privilegio, quello che secondo me è stato il più grande, il più dirompente di tutti nella storia degli escarton, cioè il fatto che i nobili, la nobiltà, tanti saluti, cioè chi prima, chi dopo, quasi tutte le comunità, io mi riferisco all'escarton d'Ulss, qui a Pragelato non conosco le date, però chi prima, chi dopo, gli ultimi, credo sia stato Bolar nel 600, sono riusciti tutti quanti a riscattarsi, cioè a recarsi dal signor feudale di turno e a dirgli: benissimo, ecco qui una somma di denaro, da oggi noi siamo cittadini liberi, siamo liberi borghesi, non siamo più tuoi sudditi, tu mantieni il tuo titolo, ma è un pezzo di carta, non puoi più far valere nessun diritto. A Ulss questa cosa è capitata immediatamente, quindi già alla fine 300 gli abitanti di Ulss, che erano abbastanza ben messi economicamente, riescono appunto ad acquistare questi diritti. E qui incontriamo un altro Ferru, nuovamente, questo Étienne de Ferru, che a lungo andare, c'è anche la genealogia, era il bisnipote di quello che è andato a Gerusalemme, comunque sempre stessa razza, diciamo. E cosa fa? Questo viveva a Ulss, in quella che poi diventa la casa di Esagora, tra l'altro una parte, e lui eredita dalla casette il titolo di castellano di Ulss, quindi formalmente lui era il signore feudale di Ulss, però sapeva benissimo che non avrebbe mai potuto recarsi da nessuna persona a chiedergli di pagare le decime a lui. Che cosa aveva però? Gli rimaneva il fatto che lui, infatti lui si fa chiamare De Ferru, quindi una particella da nobile, e lui semplicemente cercava, anacronisticamente per l'epoca e per il posto soprattutto, di far comunque valere il suo status, cioè lui dire: io sono comunque un nobile, sono uno dei pochissimi nobili rimasti qui nella Valsusa, ho delle prerogative antichissime che mi spettano ancora, e anche se non mi pagate più le decime, le tasse, non siete più miei sudditi, io comunque le faccio valere. E banalmente, mettiamo la batteria magari, ce l'hai... E banalmente lui che cosa dice? Lui aveva essenzialmente pochi privilegi, ma non tutti formali. Uno di questi era per esempio il diritto molto cattolico di avere nella chiesa un banco, il banco dove seguiva messa, con sopra una targhetta con il proprio nome, quindi dove solo lui si poteva sedere. Questo gli abitanti di Ulss li mandava in bestia, assolutamente. Cioè era un privilegio che non tolleravano. E quindi cosa capita? Capita che un giorno, banalmente, gli abitanti di Ulss, alla fine di una messa, prendono il suo bancone della chiesa, lo pigliano e lo scaraventano fuori, lo fanno a pezzi completamente. E questa è la sua lamentela che lui ha, appunto, indirizza al balivo di Briançon, lamentandosi di questo. Ma non solo. Un'altra cosa ancora più grave è che lui, pretendendo sempre di far valere questa sua supposta nobiltà, il giorno, il 15 di agosto, è il giorno della processione dell'Assunta a Ulss, quindi della festa patronale, e una vecchissima, secondo Étienne de Ferru, una vecchissima usanza voleva che subito dietro alla Madonna, ma questo è solo dei cattolici, possono capire queste l'importanza, diciamo, per un cattolico di queste cose, però che subito dopo la Madonna dovesse marciare in processione il castellano. E lui quindi si arroga il diritto di farlo, se non che cosa capita? Lo leggiamo più avanti. Eccolo qua. Lui stava marciando, stava facendo questa cerimonia, a un certo punto però probabilmente era da anni che i consoli erano, diciamo, l'equivalente dei sindaci, cioè l'escarton di Ulss, come gli altri, eleggevano due consoli
era una carica che durava solo 2 anni, non potevano mai più essere rieletti, proprio per evitare che si affezionassero troppo alla carica. Comunque erano coloro che rappresentavano le scartoni in tutto e per tutto, erano delle autorità, attenzione, elette, incredibile, siamo nel 600 in questo caso, erano elette democraticamente e erano i veri rappresentanti di tutta la comunità. E allora cosa capita? Che non i consoli stessi, ma tutta questa serie di persone, Claude Meynell, Futrien, Bernari, Pauline Bessone, tutti gli, questi erano i consoli, e poi arrivano queste altre persone, a un certo punto lui dice, vedendo il supplicante, cioè lui stesso, colui che sta facendo la supplica, nel senso che di dire guarda cosa mi hanno fatto, comunque vedendo Etienne Ferru in marcia e nel suo rango accustime con un possession di memoria e che quindi aveva il diritto di stare grazie al suo rango in quella posizione lì della processione per il possesso in memoria di questo diritto, e tramite un decreto e tutto quanto e con la presenza di questi consoli in tutte le occasioni, le processioni sembrano adesso, sono portati, questa gente qua si sono portati contro lui e espressamente questo Bernard di cui parla sopra, in pratica l'hanno acchiappato da dietro per il suo mantello e hanno iniziato a strattonarlo talmente forte, questa immagine era già molto vecchia, Etienne Ferru all'epoca, che lui stava per cadere giù per terra, a un certo punto non si capisce bene, e Tascià per diverse cose gli hanno dato diversi subattum, a fino a farlo cascare, non l'avrebbero fino a fatto cascare per terra durante la processione, se non che a un certo punto tutta la folla non è intervenuta perché essenzialmente diceva ma cosa sta succedendo, cosa state facendo, no? Del popolo quindi che è intervenuto e dice e meno male che l'hanno fermato, però dice il fatto che sia stato fermato in realtà ha aumentato ancora il fervore di questo aggressore che ha continuato tutto il tempo, pallido e pieno di ira, lui avrei di par plusieurs fois, gli ha detto molte volte e minacciandolo e spingendolo indietro, voleva spingere in fondo alla processione perché questo qui, perché il nobile doveva cedere il posto, se ne la place o consul, al console suo zio, cioè tutto questo trambusto è perché il primo posto dietro alla Madonna doveva essere dei console, quindi di autorità elette, non del nobile che è lì per diritto di nascita, il nobile doveva stare dietro. Da qui nasce tutto un Vespai, nel senso che vabbè, queste sono beghe di paese, però rendono bene l'idea di come fosse importante questa cosa, cioè di come avessero a cuore l'elettività dei consoli, la loro questa democrazia, questa effettiva democrazia, e di come soprattutto gli stessero antipatici, per non dire peggio, quei rimasugli, quei pochi rimasugli di nobiltà che si avevano ancora, benché fossero solo proprio sulla carta delle cose, cioè un banco in una chiesa e marciare dietro la Madonna, non sono privilegi che vanno a toccare direttamente il singolo, però davano già molto fastidio. Ecco, da questo episodio, siccome Etienne Ferru comunque non molla, vanno avanti, nel senso che si viene a creare tutta una situazione per cui tutti i giovani giovinastri, ma persone anche più anziane di paese, passano circa 2 anni ininterrottamente in cui di continuo lo massacrano, lo bersagliano di qualunque tipo di lazzo, sollazzo, ci sono dei racconti micidiali, ma ci vanno giù veramente pesanti, nel senso che lui continuava a tenere duro, Etienne Ferru, e abbiamo gente che tutte le notti passava sotto le case, le finestre di casa sua, gli sparava dei colpi di pistola nelle finestre, dei colpi di archebugio, iniziava a urlargli, a dirgli che sua madre era una puttana e via dicendo. E nel reso conto che lui stesso fa, lamentandosi nella cosiddetta denuncia, lo dice, adesso devo trovarlo per leggervelo meglio perché lì è scritto un po' piccolo, però ve lo dico subito, 189. Ecco qua. Allora, la sua supplica, la sua lamentela inizia, dice che caro egregio valigo del Briossonese, la informo che ultimamente il libertinaggio si è stabilito con un'enorme insolenza nel luogo superiore di Uls. E poi prosegue, no? Che racconta? E innanzitutto dice che racconta il fatto di quello che era successo e dice che tutte le notti ci sono gente armata di archebugio, pistola, mazze ferrate, falci e forche e forconi che fanno rumore per tutta la notte e dice che non è possibile tollerare una situazione del genere in una città come quella di Uso, che è appunto città,
e poi dopo va avanti, nel senso che qua, eccolo qua, c'è cioè, per esempio c'è questo episodio qua che è interessante, dice che c'erano questi ragazzi che arrivano lì sotto casa sua, si fanno portare, suonano alla porta del vicino, quello che era il dirimpettaio di François de Ferri, si fanno portare del vino, lo obbligano a portargli del vino e si accampano lì in mezzo alla strada, la via principale, quella che oggi è via des Amours, e iniziano a, con delle lampade così, armati, come era la loro abitudine, che oramai facevano soventissimo, e iniziano a esporre i loro discorsi, le loro insolenze e i loro disegni, quali erano i loro obiettivi, e dice Laurent Ferri, dice a un certo punto, e meno male che mia mamma ha avuto la prontezza di chiudere, mettere il chiavistello alla porta, questa gente se ne è accorta e allora ha iniziato a dire, questi qua si chiamano nella Cine e all'Ua, ha iniziato a dire, virgolette, guardate questa puttana come chiude bene la porta, meriterebbe bene dei calci nel culo, e vabbè, in ogni caso adesso beviamo, chiuse virgolette, punto, questo è il racconto della notte. E avanti così, dice, e poi subito dopo ha iniziato a tirare diversi colpi di pistola contro le mie finestre, e dicendo, poi probabilmente quello vicino era, insomma, non era proprio contento di quello che stava succedendo, allora si rivolgono a lei e gli dicono, signora, se abbiamo fatto qualunque cosa che le abbia dato fastidio, eccetera, chieda pure giustizia al suo castellano, al suo grande nobile che abita proprio qui davanti, no? Visto che si atteggia da nobile. E avanti così. E tutto per 2 anni ci sono queste ronde, questi continui, diciamo, lazzi e sollazzi, adesso qui, vabbè, è stato scansionato, si vede bene, comunque, cioè non si vede tanto bene, però queste sono tutte le sue lamentele che lui, dopo 2 anni praticamente di vessazione di ogni genere, che porta al vivo al vivo. E questa era la situazione per quanto riguarda la nobiltà. Come va a finire la faccenda? Va a finire che, banalmente, i consoli di Ulso concedono, dicono, allora caro Laurent de Ferri, tu non hai diritto di marciare nella famosa processione, devi startene dietro, ti riconosciamo però che forse siamo stati poco carini a pigliarti, strattonarti e sbatterti per terra, per cui ti concediamo 300 scudi di indennizzo, lui ne aveva chiesti tipo 1500, quindi insomma se la cavano ancora bene. E questo è l'episodio per quanto riguarda, diciamo, il francese del 1600 e la nobiltà. Questo è sempre quello che vi ho letto più o meno, per annoiarvi troppo. Ecco, adesso invece passiamo siamo quasi verso la fine, nel 1770. Allora, abbiamo un francese che è già molto più, diciamo, evoluto, molto più, può sembrare il francese di oggi, non è nessuna differenza. Qual è qui? Ritorna nuovamente in gioco le libertà di cui godevano gli abitanti del Scartondus, ma soprattutto, diciamo, la buona amministrazione che li caratterizzava. Cioè, questi bandi sono i bandi campestri, quindi i bandi campestri che cosa sono? Sono dei regolamenti, diciamo, di polizia agraria, in cui si dice tu puoi pascolare quel terreno dal al, ma non prima di, puoi irrigare tal campo il giorno tal dei tali, insomma dove viene regolamentata la parte più importante della vita dell'epoca, che era appunto la vita agricola. Questi sono quelli di Ulse, sono stati fatti nel 1770, ma riprendono delle vecchissime consuetudini, sono stati semplicemente riscritti. E che cosa è interessantissimo? Una cosa che anche oggi non esiste ancora, e cioè l'obbligo di votare. Cioè, loro dicono, noi abbiamo una struttura per cui ci siamo sempre scelti ed eletti i nostri consoli, i nostri capi, per far sì che non ci sia gente che poi a un certo punto si lamenta delle cose, allora tu devi andare a votare, nel senso che prima voti e poi ti puoi lamentare. Ma non puoi astenerti, fare scheda bianca, diciamo noi, e poi lamentarti comunque di tutto e di tutti. Devi partecipare. E qui infatti lo scrivono. Io vi ho scansionato qui la prima pagina, e articolo primo, l'articolo numero 1 di questi bandi campestri di Ulse, è proprio questo. No, scusate, devo andare avanti. No, per Ulse è l'articolo 113, vi chiedo scusa, che è questo qua, dei règlements. Chaque particulier, ogni cittadino del mandement, della circoscrizione, assisterà, che vuol dire voterà in questo caso, voterà all'elezione dei consoli il giorno fissato, appena di 30 soldi, scusate qui, sols et, e non potrà dispensarsene, non potrà non farlo, potrà farlo solamente in caso di malattia o di legittima assenza dalla comunità o per altri giusti motivi che dovrà giustificare. Quindi se sei via
vabbè, lo capiamo, ma altrimenti devi esserci. E il bando qual è? È 30 soldi. 30 soldi è un appello notevole. Lo capiamo da cosa? Dall'articolo seguente, che riguarda sempre la vita pubblica tutti insieme. Cioè, colui che rifiuterà di andare alle corvée, saprete sicuramente, erano quei lavori, diciamo, quei lavoretti di manutenzione che tutti, diciamo, dovevano fare, magari la manutenzione di un torrente, di un ponte, di un canale, eccetera, sia pubbliche che private, sarà tenuto a un bando di 2 lire e a pagare 25 soldi per la giornata dell'operaio che è stato messo al suo posto. Quindi se non vai alla corvée, il comune chiama l'operaio e lo paga, ma poi in realtà si rivale su di te, quindi sarai tu a pagare la giornata di quell'operaio già che non ci sei andato. E poi è molto interessante, quelli che saranno in ritardo, che arriveranno in ritardo alla corvée o che se ne andranno via prima della fine, saranno tenuti a un bando di 30 soldi. E questo è, quindi la pena era comunque era la giornata di lavoro di un operaio, più o meno. Questa è una cosa di una modernità tale che ancora oggi non è applicato, non esiste assolutamente nulla del genere. Credo che forse in Svizzera, forse in qualche cantone ci sia qualcosa del genere, ma nel resto del mondo non esiste nessuna nozione di voto obbligatorio. La stessa cosa a Cesano la troviamo, a Cesano proprio lo scrivono deliberazioni, questi sono i bandi campestri di Cesano, articolo premier, che è questo qua, trascritto, ve lo leggo, eccolo qua. Questa comunità, facendo annualmente l'elezione e la nomina dei suoi agenti, in qualità di consoli, consiglieri e altri per l'anno che viene, quindi l'elezione consolare in questo caso dura un anno solo, attraverso l'assemblea di tutti i cittadini, quindi è un'elezione proprio democrazia pura, un'assemblea popolare al massimo, convocata e notificata attraverso un manifesto che viene affisso prima, messo e pubblicato il giorno della festa, la domenica precedente alle, ha notato che qualcuno dei cittadini di Cesana, per disobbedienza o per negligenza, pretende di non assistere, quindi di non partecipare alle elezioni, a questa assemblea, e quindi di non votare senza avere nessuna ragione legittima e senza dare motivazioni sufficienti. Ad ogni reticente è imposto il bando di 25 soldi, a meno che non giustifichi la legittimità della sua assenza. E poi dopo ci sono tutti articoli molto molto concreti, per esempio è vietato battere il grano all'interno delle grange di notte, perché se lo si faceva c'era una lampada lì, mentre batti un attimo che tocchi la lampada, con tutto il grano per terra, tutto a fuoco. L'obbligo di pulire i camini una volta all'anno, e c'è una commissione apposita che va in giro e che controlla che tu l'abbia pulito bene. Tutte norme di quieto vivere che funzionano, che dovrebbero essere fatte ancora oggi, perché se si vede quanti cammini sono puliti male o non puliti, poi le case prendono fuoco, non si sa come mai, forse qualcosa si dovrebbe prendere. Qualcosa di gente di fuoco. Ecco, niente, questa era la parte per quanto riguarda il Settecento, che questa è di una modernità. Allora, già abbiamo una modernità, immaginiamo in pieno Medioevo, nel 1300, cioè a Firenze c'è la peste nera, c'è in tutta Europa c'è la peste, e nel 1300 questa gente qui riesce a strappare questa cosa per cui la nobiltà viene eliminata completamente, di fatto viene eliminata, cioè la vai a toccare sulla cosa più importante che hanno, le rendite, gli lasci il nome ma gli tocchi le rendite, quindi vengono assolutamente castrati così. Dopodiché un obbligo di voto, questo è vero, queste sono scritte nel Settecento, però quelli precedenti del Cinquecento, che poi sono stati riscritti perché dice che la gente cominciava ad osservarli più tanto, cioè non è tutto rose e fiori, però comunque articolo numero uno c'è l'obbligo di voto. Va bene, andiamo avanti, arriviamo all'Ottocento, che è l'ultimo documento poi terminato, e cioè arriviamo all'epoca napoleonica. Che cosa capita? Napoleone appunto annette il Piemonte. E che cosa succede qua? Una situazione molto particolare, cioè nel 1713 questa zona qui, da sempre francese, viene annessa al Piemonte. Napoleone a un certo punto annette tutto il Piemonte alla Francia, per cui magicamente ci si ritrova nuovamente ad essere francesi. E qui nel leggere, Napoleone invia appunto in ogni arrondissement, in ogni, diciamo, sezione, provincia, quartiere, un intendente, una persona di fiducia, che gli faccia un rapporto dettagliato sullo stato dell'arte di quella provincia che è mandata ad amministrare. E qui, per quanto riguarda la Valle di Susa, purtroppo non ce l'ho
da questa zona qua, abbiamo questo cittadino Jacquet, che lui si firma Citoyen Jacquet, ovviamente nello spirito rivoluzionario napoleonico dell'epoca, il quale redige questa memoria sulla statistica dell'arrondissement de Suse, indirizzata al generale Jourdan, consigliere di Stato, amministrazione generale, eccetera, dal Citoyen Jacquet, sottoprefetto di questo arrondissement, nell'anno 10 a Torino. E che cosa interessante? Innanzitutto lo stile con cui è scritta, ovviamente è scritta in francese, ma qui è inutile dirlo. Che cosa interessante, per esempio, è come lui si indirizza al generale Jourdan. Lavorando, signor generale, cittadino generale, non signore né egregio né cittadino generale, lavorando al memoir, questa memoria che ho l'onore di indirizzarle, ho avuto l'intenzione di mettere sotto i suoi occhi un ritratto fedele e esatto dell'arrondissement, quindi diciamo di questa provincia, affidata alle mie cure. Non ho risparmiato niente, quindi ho detto tutto, senza paura, per rassicurarmi dell'autenticità di queste informazioni, e ho dovuto e ho utilizzato il massimo della verità possibile per poter descrivere a lei un'idea vera di questo paese, facendole conoscere i suoi bisogni, le sue risorse e le possibili miglioramenti di cui è suscettibile, e affinché lei possa apprezzare la situazione sotto tutti gli aspetti degni di interesse per un amministratore illuminato e filosofo. Se sono stato così fortunato da riuscire a raggiungere l'obiettivo che mi ero proposto, la mia più dolce ricompensa sarà, ottenendo il vostro suffragio, quindi la vostra approvazione, di aver potuto contribuire al miglioramento delle sorti dei miei amministrati, dei miei cittadini, per l'interesse dei quali io ho fatto tutto ciò. Saluti e rispetti, Jacquet. È bellissimo, a me piace da matti questo modo così di approcciarsi senza troppi. E effettivamente qui, non so, sarò io che sono forse nostalgico, però ritroviamo un modello di amministrazione molto dinamico. Cioè, io purtroppo noto come in Piemonte, specialmente nella zona di Torino, ci sia una forte indulgenza verso Casa Savoia, perdonatemi, ma io non sono di questo avviso, nel senso che, come lo scrive bene Jacquet nella sua memoria, lui arriva agli primi anni dell'Ottocento in questa zona qua e nota come sia un disastro totale, come secoli di amministrazione di Casa Savoia abbiano lasciato il disastro dal punto di vista economico, e effettivamente forse si è portati a ridimensionare un po' il ruolo che viene sempre descritto come positivissimo di Casa Savoia. C'è questa tradizione sabauda di mitizzare un po' i vari sovrani, i vari re, però sia se guardiamo il Piemonte rispetto alla Francia, troviamo delle situazioni di forte arretratezza. Lo sanno molto bene i Lombardi, i quali quando poi sono stati ammessi nel 1848 erano tutto fuorché contenti, nel senso che l'amministrazione, comunque il modello economico di sviluppo che aveva la Lombardia sotto l'impero austro-ungarico li aveva portati a un livello tale per cui i piemontesi confronteranno degli straccioni economicamente parlando, e anche tutto il modello, la macchina amministrativa come funzionava in Francia, funzionava in una maniera molto diversa dal modello austriaco, ma alla fine dei conti funzionava meglio. Quindi permettetemi questa critica. Andiamo a vedere un attimo che cosa scrive Jacquet. Lo scrive in un francese facilissimo, comprensibile a chiunque. Allora, a pagina 6, quindi subito dopo, lui parla, è molto interessante, usi e costumi, diciamo, abitudini e costituzione fisica degli abitanti. Lui è costretto a parlare di tutta, sia alta che bassa valle Susa, no? E giustamente fa una grossa distinzione, perché l'alta e la bassa valle non sono mai state unite, sono state separate fino a neanche 100 anni prima, meno addirittura, e fa notare come questa differenza pesi ancora adesso. Esiste una differenza marcata tra l'abitante delle valli superiori e quello della parte bassa dell'arrondissement di questa zona. Questa differenza è spinta fino al contrasto. L'abitante delle montagne ha dei costumi dolci, dell'affabilità, dell'istruzione, dello spirito naturale. La sua parte esteriore, il suo esterno, il suo aspetto fisico, benché povero, annuncia già in entrambi i sessi un'estrema pulizia. Colui della piana, invece, ha un tipo di carattere molto meno felice, più ignorante e conseguentemente più cagnone e più superstizioso.
è più grezzo, è più asociale, più di difficili rapporti sociali. La sua parte, il suo aspetto esteriore è trascurato e qualche volta sporco e disgustoso. Benché non ci sia nelle valli superiori che poco o quasi nessun abitante ricco e che la massa dei cittadini sia comunque molto povera, i loro bisogni, così tutto sommato limitati, come le loro risorse e la loro vita in qualche, in qualche sorta patriarcale, le allontana da qualunque idea di attentare sia alle persone sia alle proprietà. È molto raro e praticamente inaudito che la giustizia debba punire dei colpevoli. L'abitante della pianura, soprattutto verso i confini del Dipartimento di Torino, ha molto meno moralità. I crimini sono frequenti esattamente come nelle altre parti del Piemonte. La causa è, senza dubbio, è che in questa zona dei ricchi proprietari della capitale, quindi di Torino, possiedono delle tenute, degli appezzamenti considerevoli di tutte le terre migliori. E ciò che ha come conseguenza che ci siano numerosi individui che non possiedono assolutamente niente e che si abbandonino tranquillamente al vagabondaggio, al contrario che nelle valli e nei dintorni di Susa, dove le proprietà sono suddivise il più possibile e che fanno e fa sì che praticamente tutti siano proprietari. Ecco, questa è una differenza che lui, se noi guardiamo banalmente, guardiamo una foto delle valli, riusciamo a capire come Jacquet molto lucidamente sia riuscito a scrivere questo. Cioè, immaginiamo la bassa valle di Susa, se la conoscete, le terre buone sono tutte in basso, sono tutte lì nella pianura, che però è una pianura comunque che si alluviona molto facilmente. Le terre in basso di chi sono? Sono o del clero o di questa grande nobiltà, di questa grande nobiltà terriera, ma non c'è questa proprietà privata, non esiste, cioè chi coltiva praticamente mai è proprietario di quello che sta coltivando, coltiva sempre per altri. Sui bordi, sui fianchi, cosa c'è? Non si coltiva niente, cioè ci sono delle terre veramente misere, cioè c'è proprio poco da spremere e la popolazione è tanta. Spostiamoci invece sull'alta valle, immaginiamo certe zone come Cesana, San Sicario, Urs, Desert, Bardonecchia, Rochemol, ce ne sono tante. Ecco, le terre buone sono un po' dappertutto. Ce n'è un po' sul fondovalle, un po' sul versante, un po' su un altro, un po' ad alte quote, un po' a quote diverse. Quindi questo, anche questa, diciamo, questa visione un po' determinista ha fatto sì comunque che le persone riuscissero ad avere innanzitutto una miglior distribuzione delle terre, ma soprattutto loro sono sempre stati proprietari, sono stati sempre uomini liberi, come abbiamo detto all'inizio, di quello che coltivavano. E questo è anche uno dei motivi per cui, ci ho messo degli anni a capirlo, perché qui la gente sapeva leggere e scrivere. Tutti parlano, anche in secoli passati, dove c'era un analfabetismo in Europa elevatissimo, tutti parlano, dicono, vabbè, qui è facile, qui c'erano i valdesi, si sa, i valdesi devono interpretare la Bibbia, bisogna saperla leggere, e quindi mi sta benissimo questo discorso. Però non riuscivo ad applicarlo alla Valle d'Ulsa e dico sì, proprio l'influenza dei valdesi c'è stata, ma non era come la Valle Pregelato dove tutti erano valdesi, perché anche lì tutti sapevano leggere e scrivere e per esempio nelle valli di Lanzo, pochi chilometri più a nord, nessuno, c'è un'ignoranza abissale, veramente c'è un analfabetismo del 100%. E il motivo è proprio questo, che la gente era proprietaria di quello che coltivava. Se io sono proprietario dei miei beni, devo poterli vendere, devo poterne acquistare degli altri, ma sono io che gestisco i miei beni. Se coltivo la terra di un qualcun altro, ma a me che me ne importa che questo qualcun altro li venda, faccia degli atti. Infatti tutti gli atti che noi troviamo in Alta Valle sono tutti firmati, ma con nome e cognome, non c'è mai la X. E sovente ci sono anche delle postille, delle note dell'acquirente o del venditore che di suo pugno, dopo che il notaio ha scritto, si mette lui a scrive, redige degli atti, ma in tutti i secoli. Se sei proprietario della terra che coltivi, di casa tua e tutto quanto, devi saperla gestire e quindi devi saper scrivere, devi saper leggere i contratti con gli altri. Questa secondo me è la motivazione più evidente, che poi ci sono anche degli influssi del valdismo, è molto probabile, perché ancora fino all'Ottocento a Finis e a Solomiacche c'erano tante famiglie valdesi, ecco, almeno 8 nuclei valdesi a Finis c'erano fino all'Ottocento. E questo è quanto. Più avanti, Jacquet, questo è l'ultimo documento, per quanto riguarda l'esprit public, quindi diciamo lo spirito pubblico, lo spirito repubblicano, chiamiamolo così, ecco qui critica obiettivamente la
fa notare nuovamente la differenza tra l'alta e bassa valle e critica effettivamente la situazione attuale che un po' meno di mezzo secolo di dominazione di Casa Savoia ha portato, nel senso che lui, la bassa valle è sempre stata sotto Casa Savoia. Lui lo dice chiaramente in tutti i fogli in cui parla di foreste, miniere, risorse, varie, eccetera, cioè dice: questa gente qui è sempre stata abituata a una sola cosa, che i Savoia hanno sempre visto nella valle di Susa una sola cosa, fortificazioni. Fortificare ovunque, dappertutto, perché è pericolosissimo. Allora, hanno sempre imposto delle tasse elevatissime. Dice, questa popolazione è oberata dalle tasse, non ne può più, ne ha fin sopra i capelli. E veramente c'è una pressione fiscale eccessiva. Gli hanno sempre chiesto degli sforzi extra, perché dovevano essere loro che dovevano andare a tagliare le piante per costruire le fortezze, cavare le pietre, trasportarle e tutto quanto. Quindi abbiamo una valle che è completamente priva di alberi, una bassa valle. Dice, hanno rasato al suolo tutto. Le cave miniere le hanno usate solo per costruire fortezze. Ma che cosa hanno portato di ricchezza questi Savoia? Non hanno portato assolutamente niente. Hanno portato che abbiamo dei fortini in vari punti, c'era il Monceniso, che per loro era pericolosissimo, per carità bisogna tenere sotto controllo, il Monginevro da cui arrivavano i francesi, tutto quanto. Però dice, però gli abitanti già sono in un posto sfigato, dice, perché già c'hanno questa Dora che ogni 3x2 esonda e devasta tutte quelle poche terre coltivabili che ci sono. In più hanno una pressione fiscale esagerata, i boschi glieli hanno tirati giù tutti, dice, la situazione è molto grave. E Jacquet continua, dice, l'estrema miseria sotto la quella, sotto, l'estrema miseria sotto la quale geme da così tanto tempo la popolazione e non calcola la volontà del governo, che solo più un muoio delle contribuzioni che è oberato da contribuzioni. Gli abitanti delle valli, in questo caso delle valli superiori, desiderano ardentemente ritornare alla riunione con la Francia, non solamente perché i loro costumi, la loro lingua, le loro abitudini li porta naturalmente verso la Francia, ma perché si ricordano di quell'epoca in cui erano attaccati alla Francia come quella in cui ottennero infine la giustizia, quella giustizia contributiva, sociale che abbiamo visto in tutti questi documenti. E questa equità anche nella tassazione delle rendite dei terreni. E quindi la speranza di essere sollevati da questa enorme pressione fiscale rende questo desiderio generale, cioè tutti vogliono veramente aderire a essere attaccati alla Francia, persino nella bassa valle, nonostante tutto il meme dalla bassa valle, qua con il prefetto a quelli di suono possibile, ma la scia sempre, non c'è più come sono anche a valle, nonostante gli sforzi che il prefetto abbia fatto in mani per cercare di reclutare tutti gli uomini, i meno incapaci, nell'amministrazione, per riuscire a farli lavorare nell'amministrazione. E anche racconta di come funzionano le amministrazioni comunali nella zona da sempre amministrata dai Savoia, dice, malissimo, dice, abbiamo dei segretari comunali che fanno schifo, che non ci sono mai, che sono solo sulla carta, delle guardie, dei guardiaboschi che sono reclutati tra gli individui peggiori della società, perché era un incarico che veniva dato a coloro che praticamente da assistenza sociale, nel senso i raietti della società venivano, coloro che non avevano un lavoro eccetera, venivano utilizzati a una paga bassissima a fare da guardiaboschi, e scrive che sovente sono i primi invece che andavano poi a fare legna di frodo, e avanti così. E questo è il commento di Jacquet sull'arrondissement di Susa, che non è per niente positivo, nel senso che dice, l'avete fatto a pezzi, l'avete saccheggiato. Adesso lui poi suggerisce alcune idee, propone di utilizzare la forza dell'acqua per installare alcune fabbriche, di creare un vero corpo di guardie forestali che si occupino finalmente di gestire sti boschi in maniera intelligente, e avanti così. Bene, questa era la mia piccola presentazione, grazie per la pazienza e niente, buona serata. Se avete delle domande.